magia in un certo senso della letteratura, far dimenticare al lettore che abbiamo di fronte un narcisista, perché in realtà a quel punto il narcisismo è portato al di là di se stesso, e il fatto che uno come Leopardi o come Baudelaire o come tantissimi altri poeti, soprattutto lirici, parlino prevalentemente di se stessi, come Catullo per esempio, nessuno gli viene in mente di dire che sono dei narcisi. Viene in mente di dire che c'è un narcisismo quando in realtà la poesia non convince, e cioè abbiamo l'impressione come lettori che non abbia detto qualcosa che tocca gli altri, e in particolare tocchi chi sta leggendo. Quindi non è facile. Quindi la percezione del narcisismo è in qualche modo una temperatura, qualcosa ci dice molto sulla temperatura, sulla capacità. Senza narcisismo non c'è letteratura. Adesso, però, se noi ci accorgiamo che è narcisista, non è buona letteratura. In un certo senso, se ci viene in mente che abbiamo di fronte un narcisista, evidentemente qualcosa. Però adesso sulle pagine ce l'ha fatto venire in mente lei. Appunto. Sono contento di averlo fatto venire in mente. Però, cioè, è facile sulle pagine liquidare poi la. Appunto, non è possibile, difatti non è possibile, a nessuno viene in mente che Leopardi sia un narcisista, cioè, ma se con la maggior parte dei poeti contemporanei viene continuamente in mente che questo qui ci annoia con la sua maniera narcisistica di raccontare se stesso, come mai? È un bel problema della critica, ma anche un problema del rapporto tra il lettore e la poesia, che è un rapporto molto complesso, che a posto vedere è indagato da tanti anni fa, da quando c'era il pubblico della poesia, però sembra esserci ancora in queste forme. Il pubblico della poesia, diciamo che l'idea, tu hai citato il titolo di un'antologia del 1975 che feci con Franco Bordelli, quando intitolò appunto il pubblico della poesia, quando dopo il 68 sembrava che la letteratura fosse morta, e scoprimmo, non era una grande scoperta, ma insomma comunque scoprimmo che in realtà moltissimi scrivevano poesia. Ma scoprimo anche, ahimè, e la cosa purtroppo non è invecchiata, che in fondo il pubblico della poesia è prevalentemente il pubblico di gente che aspira ad essere poeta. E questo è un po' un guaio, cioè che la poesia non venga letta al di là di chi in fondo si sente della famiglia e si sente in realtà, legge poesia perché vorrebbe essere poeta. Nel festival famigerato, dico più che famoso, di Castelporziano, in cui il pubblico fece crollare il palco dei poeti sulla spiaggia di Roma, venne evidente che il pubblico era intollerante con i poeti sul palco, perché pensava che il pubblico stesso dovesse andare più sul palco, tant'è vero che l'ha fatto crollare il palco della poesia. Per fortuna adesso siamo un passo avanti. Allora sì, adesso non ci saranno assalti, lo dico per Bianca Tarozzi che tra poco leggerà, anche perché per Daniele, cioè, sì, va anche fatto la distinzione, come un po', scusa per la metafora un po' dottrinale, cioè calcistica, uno vede grandi calciatori, amerebbe calciare così, ma non pretende di scendere a San Siro e annuisce, diciamo, quella la distinzione. Dire, no? È bello quello, lo dico sinteticamente, il fatto è che mentre il pubblico del calcio è competentissimo del calcio, al punto che a nessun tifoso verrebbe in mente di essere un calciatore, il pubblico della poesia, e la poesia è una tecnica così inafferrabile, e forse non è più nemmeno una tecnica, che molti si illudano di essere non solo lettore ma anche poeta. Questo è un problema, evidentemente, diciamo, il livello di eccellenza dei poeti non è tale da scoraggiare chi legge. Chiaro. No, io mente, il modello migliore è ancora un altro, sai, i grandi concerti rock che la gente sta sotto palco e mima la chitarra, quello è un bel modello, che mia, non dà fastidio a nessuno, però fa finta di essere Bruce Springsteen. Sì, ma dia Valerio Magrelli che fa finta di essere un poeta, no, lui non ci crede. Vabbè, qui almeno uno ne ha sistemato. Allora, Bianca Tarozzi, voi siete venuti alla presentazione, potrei dire che Bernardinelli, presentiamo le voci di Bianca Tarozzi, alle quali Bernardinelli ha dedicato molta attenzione. No, li ascoltiamo, Bianca. Vogliamo andare sul... Ma io volevo prima dire due parole di commento. Allora, il tentativo di distanziarsi dall'io lirico
è possibile, si può fare in vari modi e fin dall'Ottocento è stato fatto per mezzo del monologo drammatico. Si fa parlare un personaggio, questo lo faceva Browne, lo fa adesso la poetessa, la poeta che si chiama Duffy e che è poeta laureato della regione. Che vuol dire? Non credo. Cioè si fa parlare un personaggio, cioè si fa dice parlare che non è un personaggio. Non è Dio che parla. No, si mettono le virgolette e c'è il personaggio che parla. Questo Browne nella Duffy. No. Io lo leggerò una poesia che dobbiamo pensare tra virgolette. Sì, perché? E io specificherò che ci sono le virgolette all'inizio e alla fine. Non sono io che parlo, questa poesia parla del fumo e di una persona che smette di fumare a 40 anni. Io ho cominciato a smettere di fumare a 40 anni e a 50 ho effettivamente smesso. Però, quindi la finzione riguarda 10 anni. Sì, perché certo. Questo personaggio che dice io e che afferma di aver smesso di fumare a 40 anni non sono io. E quindi ho messo le virgolette. Però come finzione, insomma, il poeta è un fingitore più profondo che non dire da 40. No, in fondo Biancarotti ha smesso di fumare a 50 anni. Mezzo poeta? No, vabbè, dicevo il fingitore sarebbe più profondo, il fingitore, quello che finge proprio, tra le storie, quello che finge di trovare. Vabbè dai, adesso leggiamo la poesia. Però mi colpiva che Biancarotti mette le virgolette ai suoi 10 anni di differenza tra lei e il protagonista della poesia, che è la prima che legge? Sì, ok, sentiamo questa poesia lì, tra virgolette. Allora, si chiama Fumo. Vado a controllare le virgolette. Ah no, ho sbagliato, è in terza persona, non ho messo le virgolette qua. Comunque, volevo dire... Però l'ha detto solo perché minacciavo di controllare, questo è... No, mi sono accorta adesso. E diciamo, il metodo per distanziarsi dal mio lirico è o il monologo drammatico oppure la metrica. Ma perché dobbiamo distanziarci da sto io lirico? Volete spiegarci? Si può o non si può, a volte si fa oppure non si fa. Ma per evitare il narcisismo, se si utilizza una forma metrica, non si può dire quello che si vuole. Non si può dire quello che si vuole, bisogna seguire un ritmo. E quindi è un modo di controllare l'ego. L'endecasillabo controlla l'ego. Sì, dovrete controllarlo, in effetti. Sì, sono d'accordo. Lo controllo. La metrica impone, è stato detto da diversi poeti, adesso non sto a citarli, che in realtà diciamo, la tecnica, il fatto di accettare una tecnica limita l'onnipotenza dell'io, che poi si rivela una impotenza spesso. Nel verso libero, come forse qualcuno di voi ha notato, viene fuori una presunta onnipotenza espressiva dell'autore che poi si affloscia. Mentre l'idea di dover superare una corsa, diciamo di dover fare una corsa agli ostacoli, come è appunto la convenzione metrica, ti impone di non essere così diretto, cioè devi mettere d'accordo quello che hai in corpo con una regola esterna piuttosto astratta e costrittiva, che però diciamo alcuni poeti, non tutti, però spesso devo dire, soprattutto nel Novecento, i migliori si sono autoimposta per selezionare la libera espressività in consulta, che poi interessa a chi si esprime, ma non interessa il lettore. Allora, probabilmente questa io l'ho prima l'ho scritto in prima persona e poi l'ho messo in terza persona. Adesso non mi ricordo. No, ha fatto per noi, perché sennò con le virgolette non si capiva. Ma ne leggerò anche una con le virgolette, per comodità. La prima poesia con le virgolette letta per radio. Dopo. Allora, a 40 anni smise di fumare e tutta la sua vita precedente, ora se ne accorgeva, andava in fumo. Era gesto insipiente e vano agire. Nessuno si era accorto che cambiava. Saltavano in lei quella di prima, mentre dentro si era capovolto il senso e ora lo sguardo era rivolto altrove, infine a fuoco.
il fumus si dissolse. Sobria ormai, vedeva sulla sedia il burattino esanime ed i logori romanzi sul comodino. Lì aveva vissuto, in mezzo a quelle pagine sciupate che evocavano sogni, che sfogliate rivelavano mondi inesistenti. Ora gli occhi più attenti vedevano la placca scivolare, riscoprivano gli astri in movimento, con loro roteava, atterrito nel turbine del vero, lo sguardo ed il pensiero. Anche faccio vedere Bianca Tarocchi prepara l'altra poesia, che è con le virgolette. Posso dire, se quel ruolo là lo assorbe anche la rima, qui c'era una rima finale. Sì, diciamo che sì, alcune rime che non se ne accorge, perché cioè, ma lo assorbe quel ruolo di temperare sto maledetto io che qui state maltrattando l'io lirico. Ma lei con l'io lirico non ha molto a che fare. Bianca Tarocchi, i poeti che piacciono a Berardini non hanno molto a che fare con lui. No, mi piace molto Patrizia Cavalli, che ha un io superiore, diciamo maiuscolo, però lo tiene a distanza. Un io super che non è super io. Un io super che non è super io, ma è, che lo tiene a distanza, riesce magnificamente a gestirlo. Il problema è il gusto della forma, è anche una forma di vanità narcisistica, naturalmente. Voglio dire, non mi presento in pubblico se la forma in cui mi esprimo non colpisce di per sé. Non mi devono amare qualunque cosa io dica, no, mi amano perché la dico bene, perché pensano, oddio, nessuno sarebbe stato capace di dirla così. Quindi anche, diciamo, i poeti più lirici, più con l'io centrale, possono assolutamente essere, come dire, trasvalorati, redenti, redenti, dai. Grazie Sinibaldi, dalla tecnica. No, nel caso di pensare dall'ironia, diciamo, da chi? Nel caso di Patrizia Cavalli, che ci dava dall'ironia, dall'intelligenza, dalla inventività intellettuale, anche dalla paradossalità anche umoristica con cui, diciamo, una situazione potenzialmente drammatica alla fine fa anche ridere. E l'io si espone, si fa anche ridere, sì, diciamo, insomma. Io scientificamente mi domando come è stato creato il mio cervello, cosa ci faccio io con questo sbaglio. Questa è Patrizia Cavalli, drammatico, ma anche comico. Scientificamente mi domando. No, Bianca Tarocchi in realtà di solito scrive appunto dei racconti in versi e porta tutto in un mondo che non è questo, diciamo, per cui l'intera dimensione della poesia non ha niente di diaristico, o meglio, è il diario postumo fatto da lei che riguarda personaggi che non sono qui.